Molto triste e carina pure questa battuta. Ma a proposito di Milano, ieri dopo il grande successo di Cisternole, la nostra Fanelli è andata a Milano e ci ha mandato un contributo. Vediamolo insieme. Ciao Riccardo, ciao a tutti. Come vedete io non sono abbattute da 2 giorni, poiché visto che ho un talento grande mi chiamano a lavorare anche in altri posti. In questo momento io mi trovo a Milano, ma immagino che il programma senza di me abbia perso un po' di senso, perciò ho provato a immaginare come si comporterebbe il mio personaggio del cabarettista romano 54enne se si trovasse a Milano per lavoro, diciamo facendo leva su quella sana e goliardica diatriba tra Roma e Milano. Però io sono romana e ci tengo a dire che Milano per me è una città bellissima, che è molto organizzata, ci sono venuta un sacco di volte e la adoro, e che davvero è una città italiana forse l'unica realmente proiettata verso l'Europa. Ciao, ci vediamo domani. Eccolo. Oh, buona la trasferta. Dove? Che li sdereno? A Milano? Ma che davvero, davvero? Ciao Roma mia, cuore della città, unico grande amore, ti saluto, ti amo. Mazza che freddo, mi manca il sole di Roma mia, st'eterna primavera. Qua, ma veramente col cupolone, ma che davvero davvero, ma che sentite? A nebbian barattolo, ma che davvero davvero, ne manca parlare dialetto mio, a lingua mia, di Giulio Cesare, di Tito Livio, di Pippo Franco. Qua mi guardo intorno e non me capisco, non me capiscono. Scusi, a che toccanza in Grugna? No, niente. Ma che davvero, davvero? Buonasera, scusi, mi darebbe il bel supplì? Come, scusi? Facciamo su. A Milano non fate i supplì. Ma che davvero, davvero? Ma che davvero, davvero? Dice c'hanno una bella galleria, ma voi mette che la galleria nostra, dedicata al grande Alberto Sordi, Albertone Nazionale. Maccalone, mai provocato? Sto lavorando, ti giuro, non ci crederai, sto lavorando. Ma che davvero, davvero? Non sapete qual è la cosa più bella di Milano? Preparatevi, preparate i pannolini che questo è forte, eh? Il treno per Roma!